Ecco, buonasera. Colonnello Corsaro, lei è ancora in servizio nell'aeronautica militare? No, signor. Da quanto tempo? Sono andato in pensione il 24 febbraio del 97. Col grado di colonnello? Col grado di colonnello. Lei nel 1980 dove prestava servizio? Nel 1980 prestavo servizio al 34esimo Gramme di Siracusa. Col grado? Col grado di capitano. E con quale funzioni? Guida caccia. Lei ricorda se la sera del 27 giugno 80 era in servizio? No, ho avuto modo di ricostruirlo? No, io personalmente non lo ricordo, però con il giudice priore, facendomi ascoltare alcune cose, e trovando io, perché ero stato nominato in una commissione interna, quando avevano chiesto se avevamo qualche carta agli atti, sì, avevo trovato un appunto scritto a mano per i turni, siccome normalmente sì, i turni si fanno con 10-15 giorni di anticipo, sì, avevo trovato questo appunto dove c'è scritto una sequenza di nomi che dovevano montare nei prossimi 15 sì, giorni, e la sera del 27 ho fatto presente che in questa bozza c'era il mio nome, e poi il giudice priore mi aveva fatto sentire un nastro, sì, dove qualcuno da Marsala chiedeva chi è il guidacaccia di servizio, e da Siracusa rispondevano il capitano Corsaro. Quindi, se ho capito bene, lei è sicuro che era in servizio anche se non ne ha ricordo, sì, visivo? Esatto. Vorrei una precisazione: quella sera lei era solo guidacaccia o anche comandante della sala, per così dire? Allora, responsabile della sala. Il guidacaccia in quei tempi, in un sito fonetico manuale, sì, perché Siracusa in quel tempo, sì, era un sito fonetico, è l'ufficiale più elevato in grado, quindi ha anche la funzione di capo della sala. Sì. In base agli accertamenti documentali fatti, può dire quali altri militari erano in servizio? No. In base a quegli accertamenti cartacei che avevate fatto? No, perché in quei accertamenti risultano soltanto i nomi dell'ufficiale guidacaccia. Ah, non del turno. No, d'accordo. Senta, lei ha ricordo di quale fosse, all'epoca ovviamente, la copertura radar di Siracusa? Ma la copertura radar di Siracusa... Ovviamente a seconda delle quote. Certamente, ma intorno dalle 160 alle 180 miglia. Ora, se col permesso della Corte, allora le mostro una carta acquisita il 9 maggio del 91 presso l'ITAF, che mostrerebbe all'epoca, dovendo la data del 10 luglio 71, quindi si suppone anche nell'80, le coperture radar di Siracusa a seconda delle quote. Le chiedo se la vede e se la riconosce. Vediamo un attimo. Sì, acquisita però nel 91. Non capisco qua se queste 5.000, 10.000, 20 sono le quote in piedi. Sì, mi sembrerebbe di capire, mi corregga se sbaglio, che il limite ovviamente si innalza man sì, mano che aumenta man mano, la quota. Più alta è la quota, certamente, specialmente perché in certe zone avevamo sì, Siracusa, il cono d'ombra dell'Etna. Sì. Quindi tutte le tracce che venivano coperte dal cono dell'Etna, se più alte sono è più facile vederle, mentre se sono basse è quasi impossibile. Ora vorrei una sola precisazione, a me mi sembra di averlo capito dalla carta, però avrei il suo conforto, guardando ovviamente solo il nord, cioè le quote nord di Siracusa, mi sembra di capire che a una quota di 10.000 piedi si arriva sostanzialmente nella Calabria all'altezza di Lamezia Terme, a una quota di 20.000 proprio ai confini della Calabria,
e infine una quota di 30.000 poco a sud di Salerno. Non so se riesce a ricostruire questa mia interpretazione. Ma mi sembra con un'approssimazione, veramente... ti pare 10.000 piedi la quota al nord arriva grosso modo a metà della Calabria, quindi grosso modo la Lamezia Terme, no? Sì, anche a perché... 30.000 ai confini della Calabria, a 20.000 chi sulla confine Calabria e a 30.000 sì, alla però, fine del Golfo di Salerno. Ripeto, col fatto che in uno spiccio, un ampio spiccio del nostro radar veniva coperto dall'Etna, sì. Noi mi sembra a est e a sud... Infatti vedeva... vedo che sì, sono grosse impennate la curva, infatti, infatti mi riferivo solo all'aspetto proprio nord. A nord? Sì, esatto, questa correlazione che fa. Sì, penso su, meglio più, meglio meno, credo che sia esatto. Abbastanza esatto, va bene. Grazie, se allora me la può ridare. Ed un altro chiarimento documentale. Lei sa qual era, o se ricorda, l'iter dell'aeroviaria detta G8? Termine che adesso ricorda altre cose, credo, Green 8 si chiama. Green 8, in questo momento tutti i nomi delle aerovie, non li ricordo assolutamente. Allora sempre col consenso della Corte le mostro una cartina acquisita anche questo presso l'ITAV, però nel gennaio del 92, nella quale sarebbe evidenziata il percorso del G8. Se lei, vedendola, rinfresca la memoria, può precisare più o meno l'andatura di questa G8. Cioè la Green 8. Sì, Green 8, chiamiamola sì, G8 in termini. No, come parlando... Sì, adesso noi G8 parlavamo di cose. Noi in sala di aerovie, Lambra 1, Lambra 14, sì, queste qua... No. Sì, probabilmente... G8 è quindi evidenziato in rosso. Sì, no, sì, lo sto vedendo, infatti. Sì, probabilmente... Perché mi ricordo, quello più importante, Lampa 14, mi ricordo... Mi volevo focalizzare sulla G8, se ho capito bene, se mi conferma questa interpretazione, scende praticamente dal nord in modo vagamente diagonale. Esatto. Poi, più o meno all'altezza... di Lamezia Terme, invece vira, diciamo così, verso est. Est, quindi verso lo Ionio, poi la Grecia. Sì, sì, verso la Grecia. Quindi sì, è corretta sì. Questa qualificazione? Sì, sì, le aerovie non sono cambiate, tranne forse ne è stata inserita qualcuna nuova negli ultimi anni, ma quelle che c'erano prima non hanno avuto nessuna deviazione. Va bene, sì. Esistevano invece, allora è una cosa, dei corridoi militari che lei ricordi? Sì, se può dire, in caso positivo, la differenza tra aerovia e corridoio militare? Le aerovie sono... Sì, i corridoi militari esistevano. Che differenza c'è rispetto all'aerovia? Le aerovie sono delle autostrade, possiamo chiamare del cielo, gestite dal traffico aereo. Civile anche. Sì, sì, dal traffico aereo, civile, certo, dal traffico aereo, e vengono quindi utilizzate da tutti aerei, sia civile che militare, previa autorizzazione di uno slot, di un livello che viene data dal traffico. Invece i corridoi sono dei percorsi che già... Con dei livelli prefissati in cui gli aerei militari hanno già l'autorizzazione permanente, si può dire, per percorrere questi. Che lei ricordi nella Sicilia ve ne erano di corridoi militari? La Sicilia? Mi sembra che ci fosse un corridoio che doveva andare dalla parte di Sigonella verso Trapani. Sì. E non mi sto ricordando se ce ne fosse un altro che andava verso... Gioia, questo verso Gioia del Colle, non mi proprio questo non, verso dalla parte di Trapani mi sembra di sì.
Dall'altro lato no, perché devo attraversare molte aree vie, era difficile avere. Dunque, risulta, questo agli atti del processo, si tratta di un rinvenimento effettuato presso la Commissione dello ZAT nel 96, che vi furono quella notte, dopo la scomparsa del 19, alcune telefonate tra Siracusa e il centro di controllo di Ciampino. Telefonate di cui non abbiamo i nastri, abbiamo solo la trascrizione effettuata presso nell'ambito della commissione Luzzatti. Sono in tutto quelle che si sono riuscite a acquisire, 1, 2, 3, 4, 5 telefonate tra le 19:28 Zulu e le 19:42 Zulu della sera del 27 giugno. Sono piuttosto brevi, però per poter fare la domanda con contezza chiedo con permesso della Corte se le vuol leggere rapidamente il testo di queste telefonate. Sono telefonate, ripeto, non abbiamo il nastro, quindi non è possibile ascoltarle. No, per l'orario, 19:28. Spartano, ma comunque no. È scritto, adesso l'ora prima alle 19:28, poi ce n'è una alle 19:30, una alle 19:31, una alle 19:36 e l'ultima, sulla quale poi vorrei fare delle domande, 19:42, tra il CRAM di Siracusa e l'ACC di Ciampino. Ce l'abbiamo. Quindi vorrei darle il testo trascritto. Cioè, scusa, se lei lo può leggere rapido e con calma. Non ricordo se. Credo che la domanda è stata fatta anche dal dottor Priore, però in questa se in quel periodo c'era già l'ora legale. Sì, è ora Zulu quello che ho detto. Quindi in realtà essendoci l'ora legale, le 21. Ma c'era l'ora legale? Sì, c'era già l'ora legale. Se può leggerla con calma, è una paginetta. E poco più. Ovviamente per CRAM si intende Siracusa. Sì, sì. Se può leggerlo oppure. No, lo legga per conto suo perché no. Si suppone che l'ufficio lo conosca, anche che le difese. Sì, poi. Prima di fare la domanda poi, ve lo facciamo vedere a voce. Così ci merita. Grazie. Ha letto, colonnello, allora, sì, questa breve sequenza di telefonate, innanzitutto emerge che inizialmente Ciampino che chiede a Siracusa se in questa ricerca diciamo affannosa del 19 se hanno visto delle tracce e a un certo punto dopo aver parlato dell'aereo sopra Malta che Ciampino dichiara non interessa al termine di questo scambio di telefonate e Siracusa che dice testualmente parlo dell'ultima telefonata delle ore così. Quella cioè delle 19:42 Zulu dice Siracusa guarda Ciampino sulla G8 che abbiamo visto sì, che cos'è in discesa ce ne ho due ti può servire qualcosa? Prende un attimo di pausa Ciampino probabilmente per controllare no io non ho niente sulla G8 io personalmente va bene dice Marsala perché voi mi chiedevate notizia se a parte l'aereo in Malta mi detto non interessa se vedevamo qualche altra cosa ora le chiedo come
Che significato dà questa telefonata? Cioè sul fatto che Siracusa vede delle cose che Ciampino invece non vede. Che significato può dare? Qualche assistenza, qualcuno per un eccesso di zelo. Se, forse si avvicina leggermente, non proprio, un po' più, sì, dica. Io dico probabilmente qualche assistente cercava di darsi, non so, di essere utile. Sì, sì, questo è pacifico che cercavano, ma il fatto che Siracusa sembra certamente vedere due aerei sulla G8, li vede, no? Così so, emerge da lì non Ciampino lì dice, non io personalmente non riesco a capire se parla di due aerei, cioè una traccia, forse due, o due aerei. Il testo della telefonata, che è sintetico, lo ripeto letteralmente, in discesa ce ne ho due. La domanda, il senso della domanda era però che interpretazione può dare, se può darle, al fatto che Siracusa li vede e Ciampino, dopo aver controllato, non li vede, almeno quell'operatore che risponde. Non saprei, veramente, effettivamente strano, perché se li vediamo noi, penso che Ciampino dovesse avere notizie di queste tracce. Perché? Di questi aerei, non so se parla di due tracce o di due aerei, perché la cosa è un po' differente, che traccia potrebbe essere una traccia anche con più di un aereo, perché nel radar non si riesce a discriminare se sono aerei vicini, non si riesce a discriminare se un solo aereo, si riesce a discriminare con un'altra apparecchiatura, che è un'apparecchiatura di forza, perché c'è la quota e un'altra apparecchiatura della forza. Puntando su quell'aereo si riesce a vedere se c'è un certo lasso di spazio fra gli aerei. Quindi dici in discesa? Dice sì, in discesa. In discesa. Quindi, vuol dire che la traccia è stata seguita almeno un po', altrimenti come poteva dire in discesa? Certo, almeno, seguita per almeno due battute. Almeno due battute, certo, sì. Perché per prima si sa l'iniziale e poi si aspetta per vedere la direzione che piglia la traccia e dare il vettore. Le chiedo questo perché questa domanda le fu fatta anche le fu fatta durante l'istruttoria nell'ultimo suo interrogatorio il 17 giugno del 1997. Questa sia la domanda che oggi le faccio io. Scusi, e lei diede una risposta. Quando mi è stata fatta? Nell'ultima sua deposizione il 17 giugno del 1997. Per ricordarle la memoria, non a Roma ma a Siracusa, le fu sentito nella sezione dei PG di Siracusa e lei diede una risposta. Io mi chiedo scusa, se non ricordo male, io è la prima volta che vengo interrogato da quando sono in pensione. Sono andato in pensione il 24 febbraio del 97. Ma lei fu sentito che era già in congedo, perché le disse in questa deposizione: rispetto all'ultima volta in cui sono stato sentito, sono in congedo. Lei quando è dato il congedo? 24 febbraio del 97. Infatti risulta sentito il 17 giugno del 97. Non ricordavo che ero già in pensione, perché mi ricordo che il giudice priore è venuto a Siracusa, ma non ricordavo che io già fossi in pensione. In questo caso fu sentito, se non sbaglio, però dalla ufficiale della polizia giudiziaria delegati dal dottor Priore, non dal dottor Priore personalmente. Perché nella parte finale di questa deposizione, seconda pagina del resoconto computerizzato, il significato lei dice testualmente, il significato della frase non ho niente detta da un operatore di Roma nella stessa conversazione può essere che Roma Controllo non controllasse o non avesse mai controllato quei due velivoli, oppure che li avesse controllati prevalentemente e li avesse già dismessi. Le ragioni per le quali Roma Controllo non controllasse o non avesse mai controllato quei due velivoli potevano essere che si trattava di velivoli militari oppure di intrusi o di velivoli quali non funzionavano gli IFF, ipotesi alquanto strana. Ora ricorda questa interpretazione? Esattamente, però alcune cose queste mi chiedevano. Non è tanto il mio pensiero su quegli aerei di quella sera. Mi chiedevano, ma se ci fossero due aerei, potrebbe Roma non vederli? E io dicevo, ma certo che potrebbe non vederli. È chiaro che lei non può avere il ricordo di quella sera, non ricorda nulla di quella sera. Per questo dico, quindi
messa così. È chiaro che è una risposta di carattere generale, no? No, no, l'altro che si nascosta, cioè, ora messo così il discorso insieme, sembra che abbia una certa verità che potrebbe non avere, perché se uno fa la domanda, cioè, potrebbe Roma non averle viste? E io rispondo, certo, potrebbe non averle viste. Ma lei ha dato una risposta anche in tono ipotetico, correttamente, però volevo dire, se questa interpretazione, che è chiaro che di carattere generale, perché lei di quella sera non ha ricordo, se, però la conferma. Sì, io tutto quello che ho detto finora per me sta sempre la verità, quindi... Un'altra domanda, passando ad un altro argomento, relativamente all'esercitazione Sinadex. Voi quando facevate Sinadex, la facevate anche con Marsala? Sì, potevamo fare, sì, con Marsala, o con Martina Franca. Sì. Ma... E la cessazione dell'esercitazione, o interruzione comunque, avveniva tramite qualche segnale, tramite qualche comunicazione? Certamente, per qualcuno ci doveva dire se la cessazione, cioè vuole intende dire che avevamo già iniziato l'esercitazione e poi è stata interrotta? Oh sì, oppure che insomma, non si fa, o che non si faceva, certo, qualcuno doveva dire se c'era stata programmata l'esercitazione Sinadex, qualcuno doveva dire sia all'inizio, sia anche la cessazione oppure la fine. E veniva data con un segnale, una specie di linguaggio? No, la Sinadex credo che start, per esempio, alle 19.00 start Sinadex, così. Start o stop, forse? Start se era inizio, sì. Stop se è fine. Certo. Si usava la parola stop per fine, sì. E la comunicazione di questo stop, entro quanto veniva data dal sito, diciamo, dominante rispetto a quello servente? Allora, se dipende anche dalla causa che aveva fatto o interrompere o non fatto iniziare l'esercitazione, perché se per esempio si pensava che in breve tempo si potesse ovviare all'inconveniente, per, se c'era un inconveniente, sì, per cui la Sinadex non era iniziata o doveva essere interrotta, potevano passare anche dei minuti per vedere del tempo materiale, per vedere se si poteva ovviare questo inconveniente. Perché lei nella deposizione del 20 settembre 95, anche questa resa a Siracusa, però negli uffici proprio del GRAM, che lei era ancora in servizio. Sì, questo me lo ricordavo prima. Nella seconda pagina dice, per mia esperienza, credo che uno stop Sinadex non debba superare circa 5-6 minuti rispetto all'orario di comunicazione dello stop. Come affermazione generale la conferma questa. Ora, risulta dalle telefonate, se ritiene possiamo, questa essendo registrata possiamo anche sentirla, che alle 19.26 Zulu, Moro, cioè Marsala, dà lo stop Sinadex ai 13. Se vuole, per l'opportunità. Possiamo sentirla, anche se sul punto mi sembra il testo abbastanza chiaro. Quindi alle 19.26 Zuc dice stop Sinadex ai 13, cioè 13 minuti prima. Forse, penso l'avevo già detto, già per me è un tempo un po' eccessivo, perché ripeto, se Marsala aveva dei problemi diversi da Siracusa, perché Siracusa in quel tempo era un sito frenetico manuale e la Sinadex si faceva con un foglio di carta, sì, praticamente le tracce erano scritte su un foglio di carta, un omino non faceva altro che leggere le tracce e trasmetterle, mentre i siti in edge come Marsala a quei tempi hanno un computer, quindi bisogna tempi di attivazione, ora bisogna se si era fermato il nastro, quindi se stavano facendo in modo di, si era già iniziata, di interromperla, nel senso di ripristinare il tutto. Vabbè. Quindi, cioè, se è una cosa palese che la Sinadex non doveva continuare, probabilmente 5-6 minuti, basta. Ma se è una cosa che loro pensano che possono, non so, qualche avaria, qualche guasto, cercare di ripristinare l'efficienza, e allora si può perdere anche un po' di tempo in più.
Un'ultima domanda, ricorda se in quel periodo prestava servizio da voi sottufficiale De Lazzari Remo? Sì, questo sì. Che funzioni svolgeva? Allora, De Lazzari in quel periodo credo che fosse ufficiale alla sorveglianza, perché ufficiale alla sorveglianza aerea, perché normalmente erano degli ufficiali che svolgevano questo compito, ma data c'è stato volte c'era intercambiabilità. Sì, ci sono stati dei periodi che per scarsità di ufficiali venivano mandati dei sottufficiali che a parere del comandante, degli ufficiali, erano un po' più bravini e andavano a fare il corso preciso come assieme agli ufficiali e montavano al loro posto. Allo Stato, Presidente, nessun'altra domanda. Parte civile? Sì, Avvocato Piccioni. Senta, lei ha detto che il sito di Siracusa era fonetico manuale, cioè materialmente come funzionava? Cioè, cioè il radar che ha visto le tracce, la risposta viene visualizzata su un PPI, praticamente un monitor. Sì. Sì, quando si vede la prima traccia si comincia a vedere, a dare l'iniziale, la prima battuta. Infatti il... Cioè c'era qualcuno addetto all'inizializzazione? Sì, quindi. C'era, non solo c'era la sala fonetica maniera divisa in tre ripiani, anche se praticamente divisa da scalini. Il primo piano che era proprio l'avvistamento, che erano... C'erano dei PPI, cioè degli schermi, dove c'erano degli uomini, dei sottufficiali, normalmente erano tutti sottufficiali, addetti proprio all'acquisizione delle tracce. Poi c'era il secondo piano, dove era il piano della sorveglianza, dove c'era l'ufficiale alla sorveglianza, oppure il mare, cioè in sala veniva chiamato ufficiale alla sorveglianza, indipendentemente se fosse un ufficiale o un sottufficiale. E poi il terzo piano, che se ripeto era un altro gradino più alto, il piano del controllo, dove c'era il guidacaccia o in alcuni siti più grandi ci poteva essere il capocontrollore con i suoi assistenti. Quindi c'erano in questo piano proprio dell'acquisizione. Quindi lei era lì al terzo piano, diciamo così? Sì, terzo piano, che poi chiamiamolo così. I piani... Si è spiegato bene, sì. Ecco, quindi tornando, diciamo così, per usare la sua terminologia, al primo piano, sì. Questa inizializzazione come avveniva? Allora, ripeto, su questo PPI si materializzavano queste bip, queste plot, queste bip dei puntini luminosi. E sì. L'addetto che guardava, vedeva che si muoveva e diceva, c'era un display grande, fatto in plexiglass, dietro al quale c'erano degli avieri, erano avieri di leva che materializzavano su questo plexiglass per fare vedere a tutta la sala effettivamente sì. La traccia. Allora, chi l'avvistava diceva iniziale, mette iniziale per esempio in 12080, significa 120 i gradi, 12080. Sì, ma scusi, linee. Veniva trascritta da qualche parte, quindi? Sì, veniva anche sì, oltre che materializzata su questo display c'era sì. Un DA5, ora non mi ricordo se si chiamava DA5 o DA1, cioè un registro. Un registro, sì, in cui venivano inizializzate portate queste tracce e trascritte. Ho capito. Senta, e qual era il rapporto, il collegamento con Marsala? Nel senso che Marsala invece era sito automatizzato? Sì, Marsala era un sito con Edge già, era quindi praticamente era il nostro superiore. Sì. Quindi queste le tracce che venivano visualizzate, poi venivano trasmesse a Marsala e identificate cose da Marsala e portate avanti. E poi se dopo l'identificazione se erano tracce, per esempio, che stavano a Taranto, a Sigonella o a Catania, tracce civili che venivano già, magari e c'era altro traffico, per esempio CIST track, cioè dice questa traccia porta, però non c'è più bisogno che me la passi perché è stata già identificata, abbiamo sì. Così. Quindi comunque c'era un collegamento costante sì, con Marsala sì, ogni volta che con Marsala sì.
Ecco, tornando alla risposta che lei ha dato prima al pubblico ministero, in relazione alla esercitazione Sinadex, cioè al fatto che eventualmente la Sinadex coinvolgeva anche voi come sito di Siracusa, sia nell'ipotesi in cui fosse fatta con Marsala che con Martina Franca, ma questa è una risposta in termini generali, immagino. Questo le chiedo uno sforzo di memoria, ma in relazione alla sera del 27 giugno, lei ricorda se il sito di Siracusa fu interessato alla Sinadex? No, assolutamente, non ricordo né se fu interessato, no, non ricordo. Io se per me la sera del 27 giugno è stata una sera, non ricordo neanche se ero in servizio, quindi per non ricordare se ero in servizio, che è successo un fatto così grave, vuol dire che non siamo stati forse per niente presi in considerazione, cioè non abbiamo avuto nessuna parte attiva. Le telefonate però ci sono, quindi sì, appunto, ma le telefonate ci sono, noi sempre con tutti i siti limitrofi per chiedere notizie, per dare notizie, sempre in tutte le routine. Grazie, non altre domande. Avvocato Marini per la parte civile, in relazione a questa ultima risposta, mi sente? Sì, sì. Quale utilità aveva la comunicazione stop Sinadex che vi veniva data nel caso voi non partecipaste alla Sinadex? Quale utilità? Cioè, lei non ricorda se quel giorno Siracusa fu coinvolta nella Sinadex, mi pare di aver capito questo, è corretto? No, io non ho detto che non ricordo quello che è successo, perché non ricordo di essere stato presente. Quindi... Allora, è un dato di fatto che arriva una comunicazione stop Sinadex. Sì, questo è certo. Da questo dato di fatto, lei trae la conclusione che quel giorno necessariamente Siracusa fosse coinvolta nell'esercitazione? Certo. Questo coinvolgimento... Se danno uno stop, vuol dire che prima avevano dato... Questo coinvolgimento significa che la Sinadex... che Siracusa partecipava all'esercitazione oppure doveva coprire funzioni di altri siti impegnati nell'esercitazione? No, non riesco a capire. Cioè, se Marsala era occupata nell'esercitazione Sinadex, sì. Siracusa doveva necessariamente essere occupata anche lei nella Sinadex o doveva avere la funzione di osservare il cielo reale mentre Marsala si occupava della Sinadex? No, ripeto, perché a noi, a Siracusa, in quei tempi, fare un'esercitazione Sinadex non comportava nessun dispendio di energie, cioè non ci dava nessun problema, in quanto, come ho già detto prima, veniva fatta, c'era un foglio di carta che veniva dato a uno delle persone della SA. Ho capito come si svolgeva. E quindi praticamente gli altri, se dovevano fare il loro compito, lo facevano normalmente, non venivano distolti dal loro servizio normale. Ma se Marsala faceva la Sinadex, doveva avvisarvi che la faceva perché i vostri compiti si allargavano in qualche modo o poteva non farvelo sapere perché voi restavate? No, i nostri compiti rimanevano sempre uguali, tranne quello di... Il nostro compito, se c'era o non c'era la Sinadex, era di mettere una persona con queste tracce che erano trascritte su un foglio per trasmetterle, basta. Non comportava nessun altro coinvolgimento. Non comportavano nessun altro coinvolgimento. Senta, le comunicazioni tra Marsala e Siracusa, in che modo avvenivano? Allora, Marsala doveva dirvi stop Sinadex. Come ve lo diceva? C'erano delle chiamate, c'era una centralina... Poi bisogna vedere dove lo diceva, perché poteva dirlo, perché ovviamente collegamenti ne avevamo più di uno con Marsala, esatto. Ce n'era uno per esempio al piano della sorveglianza, uno al piano del capocontrollore, alcuni erano anche in parallelo, quindi se l'avesse detto al piano della sorveglianza,
facendo una chiamata, arrivava nella cuffia, si accendeva la lucetta con un cicalino e si rispondeva col telefono, con la cuffia, indipendentemente da chi lavorava, se preferiva lavorare con la cuffia, col telefono, e poi si trasmetteva normalmente. Stop sì, che si diceva a tutti, stop sì, soprattutto a chi doveva, che aveva il compito di trasmettere queste tracce, guarda, è finita, e si sollevava dal suo compito. Ma Marsala, se avviava la Sinadex, non doveva comunicarlo al responsabile del sito di Siracusa? O lo poteva comunicare a qualunque persona rispondesse, anche a un aviere? No, ma no, ripeto, in un momento o al responsabile o all'ufficiale alla sorveglianza. Ripeto, come ho detto prima, erano tre i piani nella sala. Normalmente lo dava o al secondo o al terzo, mai al albergo, dall'esperienza che ho avuto, al primo piano, che erano probabilmente, non dico i più giovani, ma come importanza nelle decisioni, quelli che ne avevano di meno, no. Sì. O alla sorveglianza o al controllo, al piano controllo. Senta, le comunicazioni avvenivano quindi a mezzo telefono. Sì. E le linee del telefono erano sottoposte a registrazione? Sì, sì. Tutte? Sì, sì, che io mi ricordo, sì. Anche la linea denominata Rita? Sta linea Rita. Allora non intanto, Siracusa aveva una linea, sì, una sì, o più linee Rita? In sala credo che ce ne fosse una, non so se in altri, perché c'era la Rita A, so perché c'era la Rita A, la Rita B, noi in sala avevamo la Rita A, non so, utenza A, non, sì, c'è, normalmente, no, noi dal, che registrazione dal centro, credo che centro Rita, che non so che fosse a Catania, a Stiponella, poteva fare la registrazione, non credo che ci fosse, cioè io non ho mai saputo che c'era un nastro, mentre c'erano i nastri per i collegamenti normali, so, capocontrollore, e si poteva pigliare il nastro, e poi le bobine venivano conservate per un certo periodo. Che ci fosse una bobina per la Rita, almeno a Siracusa, non l'ho mai saputo. E quindi i telefoni Rita a che cosa servivano? A quale collegamento servivano? I telefoni Rita servivano, normalmente con la Rita parlavamo molto più spesso con il traffico, perché con gli enti più lontani, con gli enti con cui non avevamo i collegamenti. Perché e con Marsala? Invece usavate una comunicazione... No, con Marsala avevamo molti altri collegamenti, ripeto. Questi che... collegamenti con Marsala erano registrati. Sì, sì. Senta, e a proposito di di conservazione dei nastri, che lei sappia, i nastri del 27 giugno a Siracusa sono stati conservati? No, non glielo so dire assolutamente. Nella sua esperienza, la conservazione dei nastri avveniva in qualche occasione? Cioè se in qualche occasione particolare conservava... Al di là del particolare, adesso parliamo della normalità. Normalmente sempre, il nastro appena utilizzato, finito di utilizzare, normalmente ogni... Veniva riutilizzato immediatamente o veniva conservato? No, immediatamente no. Veniva conservato, c'era un ciclo, non ricordo se era di 30 giorni, c'era un ciclo che poi se... Se c'è disponibilità, perché in certi periodi per esempio c'era anche più disponibilità, invece per esempio minimo 30 giorni. Minimo 30 giorni, quindi... Poteva essere conservato anche se c'è più disponibilità per esempio, di nastri. Quindi possiamo concludere che poi in un'occasione particolare invece la conservazione veniva disposta per un periodo più lungo? Se qualcuno dall'alto degli enti superiori, tramite messaggio, diceva so... questo nastro conservatelo perché c'è di interesse particolare, e allora si conservava finché qualcuno, cioè lo stesso ente che aveva dato
Quindi in mancanza di ordine voi potevate decidere di conservare un nastro in mancanza di ordine di un ente superiore, ritenendo che fosse accaduto un fatto particolare, potevate decidere voi di Siracusa di conservare un nastro? Sì, sì, cioè, magari l'ufficiale che era in servizio quella sera, quel giorno, se c'è qualche cosa che lui reputa, per esempio magari durante un'esercitazione, magari qualche mancata collisione, qualche incomprensione, c'è tutto con i piloti, cose, cioè, per esempio diceva, guarda, per favore, sto nastro mettilo da parte. Se poi si vedeva che nei giorni seguenti non arrivava nessuna richiesta, oppure si andava a riascoltare il nastro, perché magari, tante volte, per esempio, magari io sempre smontavo, per esempio, avevo fatto magari un'intercettazione così, avevo avuto qualche disguido con qualche pilota, con qualche incomprensione, uno andava ad ascoltare e dice, guarda, vedi che io ti avevo detto di andare a 360, no? Quindi che lei sappia, né lei né alcun suo superiore dette disposizioni per conservare nastro? No, assolutamente, che io ricordi assolutamente. Questo né nell'immediatezza né nel mese successivo in cui era normale conservare il nastro dei registratori. Senta, e allora passando invece alla documentazione cartacea, lei ha riferito prima che veniva compilato un DIA 1. Sì, non mi ricordo se era DIA 1 o DIA 5. DIA 1 o DIA 5. Non sto ricordando. Questo documento aveva un regime di conservazione particolare? Veniva custodito in qualche modo? I registri, quando venivano, ogni volta che erano dei brogliacci molto grossi, anche se ne consumavano parecchi, venivano portati poi all'ufficio operazioni, che li conservava per un certo periodo. Certe volte li portava negli archivi, praticamente, e venivano conservati per il tempo necessario che le disposizioni vigenti. E qual era il tempo minimo di custodia di questi? Avvocato Quizzi per la difesa Ferri. Colonnello, buongiorno. Buongiorno. Io volevo tornare a quella telefonata delle 19.42 che le ha fatto leggere prima il pubblico ministero. Nel suo interrogatorio del 97, vorrei rileggerle tutto quello che lei ha detto, lei su una domanda purtroppo non specificata risponde in questo modo. Per quanto riguarda il significato della frase sulla G8 in discesa, ce ne ho due c'è scritto, che compare nella trascrizione della conversazione delle ore 19.42 Zulu, posso dire che usare il termine discesa sulla Green 8, così come da me ricordata in precedenza da Palermo a Reggio Calabria, non ha senso. Ne avrebbe se la Green 8 fosse un'aerovia situata in un'altra posizione rispetto a quella da me ricordata. Secondo me il significato della frase non ho niente, detta da un operatore di Roma nella stessa conversazione, può essere che Roma Controllo non controllasse o non avesse mai controllato quei due velivoli, oppure che li avesse controllati precedentemente e li avesse già dismessi. Punto. Le ragioni per le quali Roma Controllo non controllasse o non avesse mai controllato quei due velivoli potevano essere che si trattava di velivoli militari, oppure di intrusi, oppure velivoli ai quali non funzionava gli FF, ipotesi alquanto strana. Da ultimo il velivolo a 30, eccetera, eccetera. Io a questo punto, visto come lei prima ha risposto sempre al pubblico ministero, volevo rappresentarle questo, che leggendo la sua deposizione sembra che lei abbia detto che le ragioni per le quali Roma Controllo non controllasse o non avesse mai controllato quei due velivoli potevano essere che si trattava di velivoli militari, uno, oppure di intrusi, due, oppure velivoli ai quali non funzionavano gli FF, tre. Tuttavia, da quello che ha detto prima, mi sembra che queste cose sono soltanto delle possibilità. Cioè, le ragioni per le quali Roma Controllo non controllasse, non aveva controllato quei due veicoli, potevano essere tante altre, no? Chiedo scusa, è proprio quello. Facesse presente alla Corte tutto poco questo? Poco fa, quando il pubblico mi ha chiesto, io ho detto... Colonnello, mi scusi, io ho capito benissimo, però volevo... No, appunto, perché così sembra un discorso, invece mi chiedevano...
ma se potevano essere quei due aerei militari? E lui diceva, certo potevano essere degli aerei militari, oppure dopo un po' potevano essere degli intrusi, potevano essere degli intrusi, tutto poteva essere per me. Volevo chiederle un'altra cosa. Questi due aerei che appaiono, che voi guardate sempre sulla G8, come mai non l'avete, perché non erano identificati? Cioè tutti gli aerei devono essere identificati, no? Potrebbe anche darsi che ancora non c'era il tempo materiale per l'identificazione, perché erano appena nati e ci vuole il tempo materiale perché una traccia venga identificata. Bisogna fare le ricerche, sia se ci sono piani di volo a cui si possono riferire, sia se ci sono notizie degli... Bisogna quella traccia che nasce, come diceva prima, dato veniva portata, veniva trasmessa a Marsala o a Martina, perché potrebbe anche darsi che mi era Marsala nel momento che ci identificava, quindi c'è un lasso di tempo, normalmente 5 minuti passano, quindi potrebbe anche darsi che appena sono date queste tracce qualcuno ha detto, guarda, per eccessivo zelo, ha detto, guarda, c'ho due aerei che ancora non c'era stato il tempo materiale per cui fossero identificati, e potrebbe anche darsi che dopo siano stati identificati come due all'Italia, che ripeto, dipende, perché le cose prese staccate sembra hanno un valore diverso da prese in un contesto generale. Mica ricorda se poi l'avete identificati? No, ripeto. Non ricorda nemmeno se io non sapevo se, ripeto, per me quella è stata una... Se ero in sala e non c'ho nessun motivo per dire che non c'ero, come non c'ho nessun motivo per dire che c'ero, perché per me... Vabbè, abbiamo... Nessun'altra domanda, grazie. Sì, prego, allora la difesa Melillo. Sì. Buongiorno, signor Corsaro. Buongiorno. Mi scusi, volevo chiedere proprio su questo tema, no? Sulle ipotesi che, se ho capito bene, secondo quello lei diceva... le facevano nel corso dell'interrogatorio e lei non le escludeva. Senta, lei per caso sa come funziona il controllo radar di Roma Ciampino, come funzionava all'epoca? Se vuole essere più specifico, cioè come funzionava specifico. In relazione a cosa? Perché era, che ne so, voi di Siracusa non eravate un radar automatizzato, giusto? No. Quello di Roma era automatico, seguiva gli aerei col sistema automatizzato, o c'era una fase in cui li seguiva soltanto via radio, cosiddetto procedurale, lo sa? No, non me lo so esattamente, no. Credo che avessero forse una portata molto più limitata di quella che abbiano ora, quindi non lo so esattamente come funzionava, sai, perché come funzionava esattamente il Ciampino, oppure qualche altro ente del traffico aereo. Non lo sapevo. Penso che avessero so che avevano delle strip, dei piani di volo, sì. Con i percorsi, i punti di riporto degli aerei che dovrebbero fare. Ho capito. E quindi in base poi alla traccia che veniva vista, oppure per... Se qualche ente del radar gli chiedeva qualche notizia di qualche traccia, poteva associarla a quel tipo di aereo, e poi se passava un lasso di tempo, perché dato che Ciampino controlla un traffico immenso, quindi è costretta materialmente a togliere quelle strip, quelle cose che per loro già sono state... Hanno fatto quei punti di riporto, quindi escono dalla propria... Quindi questa era una delle ipotesi, cioè sì. Può darsi che non due aerei che poi non controllavano, certo, più. Può darsi che, certo, una delle ipotesi, che l'avessero già controllato prima, per loro era tutto a posto, e mettevano altre tracce, altri strip. Ho capito. Senta, lei era guida caccia, vero? Sì. Ricorda quando seppe la notizia del disastro? Chiedo scusa alla Corte, al teste e ai colleghi, ma evidentemente in ritardo... Cercherò di limitare al massimo le domande. Sì, no, dico, quando ha saputo del disastro? Ripeto, non ricordando se quella sera ero in sala, non riesco a ricordare
Se quella sera ero in sala, probabilmente da qualche da qualcuno deve... Ho capito. Non ricorda se era in sala, ritiene probabile. In via diretta non credo di essere stato mai informato da nessuno, perché anche se non mi ricordo se ero in sala, però se ero in sala e fosse successa una cosa di questo, qualcuno mi avesse allertato. Certo. Penso che la memoria si sarebbe svegliata. Cioè, senta, nella sua carriera di guida caccia le è capitato di frequente di fare degli interventi appunto di intercettazione di aerei sconosciuti, nemici che si avvicinavano? Di frequente no, qualche volta sì, a maggior parte delle volte è stato dato anche lo scramble, però poi gli aerei sono stati identificati prima che ancora i caccia fossero mandati contro quell'aereo, verso quell'aereo. Ho capito. E quindi cioè, addirittura ha ordinato lo scramble e prima che arrivassero gli intercettori veniva identificato l'aereo? Sì, è successo parecchie volte. Scusi, non so. No, è successo perché volte. Oltre a fatto lo scramble non lo ordinavo io da Siracusa, perché c'era un centro superiore che doveva... A me mi veniva comunicato che era stato dato uno scramble contro una determinata traccia. Però certe volte che veniva, ripeto, perché non è così semplice certe volte identificare nei 5 minuti canonici la traccia. È chiaro. E allora certe volte veniva dato lo scramble e magari l'aereo in volo dice guarda perché non c'è andare, è un aereo civile, non c'è andare perché... E allora veniva chiesta l'autorizzazione per consumare carburante, magari di portarle nella zona di lavoro, di fare le interradar, fare addestramento. Sempre nell'ambito della sua carriera, le chiedevo, le dice non è successo spessissimo, però è successo. Sì, qualche volta è successo così, altre volte le è capitato di aver guidato dei nostri intercettori su aerei nemici? Cioè deve essere andate vicino a degli aerei per andare a vedere, perché magari non si era ancora venuto sicuri, chiaro. Sicuro, chi era? Dice guarda vai a vedere se e magari con una circospezione, sì, un paio di volte nella mia carriera mi è capitato, dice sì, guarda, non so, magari è un aereo russo che per esempio che venivano soprattutto per esempio nel periodo. Va bene. Ho capito. Non dire, poi... Senta, e che invece la sua azione non avesse effetto, cioè che non si riuscisse a intercettarli? Che qualche volta, cioè quelle rarissime volte che è stato dato qualche scrambolo reale e non sia che bisognava portare a termine e che non si sia arrivati. A me non è mai capitato. Chiedo scusa, un attimo di... La ringrazio, non ho altre domande. Sì, difesa generale Bartolucci. Colonnello, lei ci ha spiegato l'ubicazione degli uffici del sito di Siracusa, dove gli uffici di sorveglianza, gli uffici dove lei svolgeva la sua attività. Chiedo scusa, non sono uffici, è la sala le vaghe sale del... No, ma è praticamente è un solo manufatto, come fosse qua, con il gradino, cioè un solo... Solo locale, sì, un solo locale con dei gradini in legno che dividevano le tre aree. Le tre aree in cui era diviso la sala operativa. Senta, io quello che le volevo chiedere, quali erano i compiti del sito di Siracusa? Cioè, quali erano le vostre funzioni generali? Cosa dovevate vedere, cosa dovevate controllare? In maniera abbastanza sintetica, naturalmente. Allora, normalmente tutte le tracce che dentro la portata radar del radar di Siracusa. Qual era la copertura radar di Siracusa? La portata radar di Siracusa intorno alle 160-180 miglia, poi dipende dalla quota dell'aereo e dalla posizione
dell'aereo, perché come ho detto prima dietro l'Etna ci faceva da ecofisto, quindi... Che tipo di traffico controllavate? Tutto il traffico, tutto solo il traffico civile, civile e militare? Tutto civile, tutto quello che passava in quella zona. Senta, un'altra cosa, lei prima ha parlato di queste aerovie civili, erano usate anche da aerei militari, che lei sappia? Ha parlato di autostrade del cielo in cui passavano questi velivoli civili. Erano comunque vie usate anche da aerei militari, o gli aerei militari avevano altri spazi? Normalmente gli aerei militari li attraversavano magari. Ma dovevano chiedere delle autorizzazioni. Sì, infatti noi, per esempio, quando c'era avevamo qualche aereo sotto assistenza, perché chiedevamo l'autorizzazione a livello, per esempio, autorizzato a livello 14.000 piedi per l'attraversamento, per esempio, della Green 35. Ma era per attraversare di più. Quindi in ogni caso in cui un aereo militare attraversasse una via civile aveva bisogno di un'autorizzazione che voi gli dovevate dare, voi o qualche altro sito? Certo. Senta, un'altra cosa, lei prima ha parlato di questa esercitazione Sinadex. Durante l'esercitazione Sinadex lei ha detto che il sito rimaneva in attività. Significava che il sito era un sito in attività, cioè che vedeva su tutti i monitor e l'attività, diciamo, di esercitazione veniva fatta simulata, ma senza per questo interessare i meccanismi che voi usavate per vedere il cielo? Questo sì, esatto, dire. Sì, perché certo. Quindi rimanevate attivi al 100%? Sì, attivi al 100%. Senta, che lei sappia... L'unica differenza poteva essere che le tracce che venivano subito identificate, oppure che venivano, non si faceva più né il plottaggio né la trasmissione, perché non vi interessava, non interessavano più né a noi né agli altri, quindi venivano. Senta, che lei sappia, durante l'esercitazione Sinadex il sito di Marsala era buio, cioè nel momento in cui svolgeva l'esercitazione non seguiva più il traffico reale, lo seguivate soltanto voi, o comunque Marsala rimaneva operativo? Marsala rimaneva operativo. Senta. Infatti nel radar si vedeva sia il reale che il simulato. Tutte e due. Tutte e due potevano anche escludere l'uno o l'altro. Cioè magari c'era una postazione o due postazioni che in cui si commutava e non entrava il simulato per badare di più al reale. Senta, lei ha detto che non si ricorda di essere stato in servizio quella notte, ma di averlo ricostruito a posteriori. A posteriori, ricorda se quella sera lei o qualche suo collega o qualcuno le riferì che la base di Siracusa avesse visto traffico militare, aerei sconosciuti o attività particolari che interessarono il sito? Assolutamente. Fu messa in allarme la base di Siracusa, fu messa in stato d'allarme, questo lo potrebbe, cioè se fosse successo lo ricorderebbe, perché era una situazione normale o era una situazione anomala? Normalmente se c'era qualcosa di anormale, oppure doveva, certe volte venivamo allertati ore prima, per esempio, perché c'era, non so, deve passare qua un aereo forse, e allora già ore prima allertati tutti, però... Di quella sera non ha nessuno. Quella sera non se ricordo. Senta, e qualche altro sito vi comunicò di aver avvistato traffico militare, traffico sconosciuto? Anche giorni successivi lo venne a sapere se qualcuno aveva. Non credo, non ricordo fra l'altro. Neanche qualche suo collega che magari era in servizio con lei quella sera, anche riparlandone successivamente nei giorni. Ripeto, noi. Senta, colonnello, un'ultima domanda. Lei ha ricevuto ordine di tacere qualche cosa in relazione ai fatti di Ustica? Assolutamente da nessuno, mai, né dei miei capi del sito, né da parte di altri enti superiori fuori da Siracusa. Mai nessuno mi ha detto né di tacere né di nascondere, mai, assolutamente, oltre al fatto che non sarei stato l'elemento determinante per poter... Ma ripeto, non credo che né i miei capi né mi hanno mai detto di tacere o di far finta di qualsiasi cosa riguardante quella sera o altre sere. Grazie. Un'altra domanda? Sì. In controesame posso fare una domanda? Sì. Sono l'avvocato Snato, soltanto una domanda, signor Corsano. Lei è stato chiarissimo sul fatto che non ricorda niente della sera del 27 giugno.
delle sere successive, e in particolare nelle sere successive, nei giorni successivi, lei si ricorda se fu fatta una riduzione dati? No, non lo ricordo assolutamente, anche perché se fosse stata richiesta una riduzione dati, probabilmente sarebbe stata richiesta l'indomani, a sera stessa, all'indomani, quindi normalmente dopo che smontavamo, se, ripeto, come risulta dagli atti ero in sala, quindi alle 8 sono smontato e per un paio di giorni, se non avevo altre funzioni di servizi armati, cioè picchetto, dove ho capitato di ispezione, non mi interessavo più della sala. Quando lei rientrò poi in servizio dopo il turno di riposo, si ricorda se ebbe la curiosità di andare a guardare il registro del DA1? No, non ricordo, anche perché, ripeto, i registri di DA1 difficilmente rimanevano in sala per 3-4 giorni, perché se ne scrivevano tanti che uno o due giorni al massimo veniva riempito e consegnato in ufficio. Difficilmente un registro, specialmente se con Marsala, perché con altri siti che magari erano più lontani, che le tracce si passavano, c'erano molto meno tracce che si passavano, magari il registro durava più giorni, ma con un sito come Marsala che doveva passare tutte le tracce e tutte le battute, quindi il registro veniva consumato in pochissimo tempo. Grazie. Può andare, buongiorno. Grazie, buongiorno. Maresciallo Arena. Presidente, per questo test, se si potessero predisporre le telefonate delle 19.08, 19.10 Zulu, canale 22 di Marsala. Sì, lei può andare. Sì, sì, può andare, grazie, buongiorno. Sì, chiamiamo. Non c'è niente. Quali sono le telefonate così appena arriva? Sono canale 22 di Marsala. Sì. Ore 19.08, 19.10 Zulu. Molto brevi. Sì. Vabbè. Maresciallo Lerena, lei è ancora in servizio nell'aeronautica militare? No, io sono in pensione già da 4 anni. Nel giugno 1980 dove prestava servizio? Io ero già a Siracusa. Con che grado? E allora sergente maggiore, anziano. Che funzioni svolgeva? Io svolgevo funzione di lettore al PPI, e poi andavo alla quota, salivo quando mi ero libero al servizio, salivo su al guidacaccia per insegnarmi qualche cosa, aiutare i colleghi. Lei ricorda se la sera del 27 giugno 80 era in servizio? No, questo non glielo so dire, perché io sono stato sentito per la prima volta 15 anni fa e mi è stata rivolta la stessa domanda. Io ho detto, io non me lo posso ricordare dopo 15 anni. Sì, dove... come ricordo. Poi in base a compulsazioni documentali ha potuto ricostruire? No. Se era in servizio o meno? Non glielo so dire questo. Perché risulterebbe lei che si ricorda che sigla aveva? Alfa Golfo, Arena Giuseppe. E risultava documentalmente che del personale di Siracusa solo lei aveva questa sigla? Sì, io, Alfa Golfo ero io. Quindi lei non esclude di essere stato in servizio, ma se ho capito bene non ne ha ricordo visivo. Senta, ricorda comunque, a parte ovviamente quella sera di cui non ha ricordo visivo, il nome di qualche altro sottufficiale che prestava servizio nella sala operativa? Guardi, io ho cambiato parecchi turni, quindi non è che gli posso dire quale sottufficiale o ufficiale c'era con me quel giorno. Noi cambiavamo spesso turni, stavamo 2 anni, 1 anno assieme, poi l'ufficio operazione ci cambiava di turno. Dunque, ricorda se in quell'epoca, parliamo sempre del giugno 80, sì, prestasse servizio anche De Lazzari Remo? Io come De Lazzari Remo sì, me lo ricordo, perché era con me pure certe volte, in alcuni turni.
interfono. Dunque, lei ha presente sulla Sicilia, sempre all'epoca, esistevano dei corridoi militari? Sì, ci sono dei corridoi militari. Oltre alle... Parliamo, ci riferiamo sempre all'80, sì, sì. Ma penso che anche tuttora sì. Ci sono, non so se l'hanno cambiato. Come definirebbe un corridoio militare? Un corridoio militare non è altro che un semplice corridoio dove viene svolta il passaggio di attività militari. Sì. Solamente i militari possono attraversare i corridoi. Poi gli altri devono chiedere autorizzazione, ma mi sembra molto difficile che viene accettata. E questi corridoi che quanti corridoi esistevano all'epoca che lei sapesse? Ce n'era uno molto grosso che andava diciamo, per quanto mi posso ricordare, poi non so da dove veniva, ce n'era uno che andava verso da Sigonella verso dalle parti di Palermo e oltre, poi non lo so, perché là c'era anche in mezzo una zona di lavoro solamente per militari. Ma su Sigonella confluivano uno o più corridoi militari? No, io che mi ricordo ce n'era uno solo, poi ci sono anche altre, ci sono aerovie che passano sopra Sigonella e si diramano. Perché nella deposizione resa al giudice istruttore presso gli uffici del Gramme di Siracusa il 20 settembre del 95, pagina 3 le dice: sul CTR di Sigonella confluiscono tre corridoi provenienti dallo Ionio, probabilmente dalla Grecia e dalla Turchia. Sì, sicuramente sì, e poi, però diventano solo un unico corridoio, perché si confluiscono in un unico corridoio. Se poi vanno a diramarsi oltre, non lo so, perché con la portata radar non si può vedere. Tramite le carte geografiche si possono vedere. Ma lei è in grado o fu in grado di effettuare uno schizzo di siffatti corridoi? Non lo so, ci posso provare, non penso che... Permesso della Corte, allora, si produce uno schizzo redatto dal teste allegato alla deposizione suddetta del 20 settembre 95. Vedere se le altre parti la vogliono vedere, anche se fa parte del fascicolo. Cioè già allegato, lo facciamo visionare? Sì, sì. Ah, okay. No, per visione delle altre, più che altro per comodità. No? Prego. Sì. Sì, sì. Quindi, se ho capito bene, i tre corridoi provenienti, diciamo, da est, poi sì, confluirebbero all'altezza di Sigonella, sì, in un unico corridoio che poi va via verso Trapani. Sì, passano verso Trapani e Palermo e poi se ne vanno. Va bene. Con le telefonate saremo pronti ancora una volta. Sì. Sì, sì, corridoio militare. Allora, 08, la prima? Esattamente, sì, 08 e poi... Ma è cominciata? Thank you.
questa 1907 risulta. Penso sì, possa essere quella, possiamo interpretare. Qui segue poi quella delle 19.08. No. Dopo quella delle 10. Come 19.10, chiedo scusa. Ah, bene, appunto. Sì, chiedo scusa. Dimmi, non so cominciare. Dimmi tre pallone. Quella di prima non si riesce, non siete riusciti. Quella prima? Appunto, allora facciamo quella delle 7. Stoppiamo questa, poi ecco, intanto abbiamo sentito questa, quindi sarebbe quella delle 7. Abbiamo sentito quella 07. Dimmi com'è, vogliamo leggere la trascrizione? Tanto sì. Leggiamo la trascrizione. Trascrizione che poi molto breve. Marsala dice: dimmi, e Siracusa, come sembra poi finì? Marsala, come è finita? Bene, perché Siracusa? Perché noi siamo pronti qua, Marsala, e noi pure. Siracusa, quando dite voi noi iniziamo? Risposta di Marsala: sì, ti faccio sapere appena, no? Poi, tra parentesi, Peppi. Chiederle se è sembrato o meno di riconoscere la sua voce. Peppi, sì, perché mi chiamavano Peppino, dall'altra parte di Marsala. Questo dimostrerebbe però che lei era in servizio, anche se non ne ha ricordo, insomma. Sì, questo nastro l'ho sentito per la prima volta. Riconosce la sua voce? Sì. Se riusciamo a sentire la seconda, allora. Sì, mettiamo la seconda. Chiedi 2-3 minuti dopo. Io ho sentito solamente abbiamo dei problemi. Ha riconosciuto se è la stessa voce di prima? No, questo non glielo so dire. Quella sì, perché ho parlato col collega dall'altro lato. Ma quella di prima, individuata, a che cosa si riferiva? Molto ovviamente si dovrebbe riferire a una Sinadex. Sì, esatto. Quindi l'affermazione della successiva... Sì, perché dovevamo fare una Sinadex. Sì. Quindi Marsala dice, perché è brevissima, la seconda telefonata ancora è più breve, Siracusa, sì, Marsala, ti faccio sapere io appena, sospensivo, abbiamo dei problemi. Siracusa, avete dei problemi, Marsala, sì. E poi Siracusa, vabbuo, ciao. Che cosa può dire avere dei problemi? Questo non glielo so dire. Il problema che c'aveva Marsala non glielo so dire io. Cioè, correlato alla Sinadex? No, dovevamo fare, io mi ricordo una Sinadex, e aspettavamo l'input da Marsala. Sì. Perché noi eravamo sotto... Voi siete servente rispetto a eravamo sotto Marsala, quindi Marsala ci doveva dare il benestare per poter partire. Sì. E noi eravamo in attesa In attesa, infatti. Si capisce anche dalla seconda telefonata questa atmosfera di attesa. Ma rispetto alla Sinadex, quindi questi... l'impossibilità di partire, il problema quale poteva essere? No, non lo so questo, guardi, perché... In linea generale, quale poteva essere? Oh, perché Marsala non era pronta ancora, e noi eravamo pronti, però non andava il nastro. Sembra che i problemi siano di Marsala, però, dalla risposta. Abbiamo dei problemi, dice esatto. Marsala.
Marsala aveva rispetto a Marsala, quale potevano essere? Non lo so questo, guardi, non glielo so dire. Io noi aspettavo... Non dico quella sera, in genere, per sua esperienza. Non lo so, io, il nastro si è bloccato, il calcolatore si è bloccato. Da pensare che noi eravamo in fonetico manuale. E allora Marsala era già in sistema Neggi. Quindi la cosa era molto... Comunque, sembrerebbe di capire che... Non è ancora iniziata quindi la Synadex? No, noi aspettavamo la Synadex. Aspettavate sostanzialmente l'input. Ora volevo farle questa volta, dovrebbe leggere perché non abbiamo la trascrizione, una serie di telefonate intercorse sempre quella sera tra il controllo di Ciampino e Siracusa che vanno dalle 19.28 Zulu alle 19.42 Zulu, sono molto brevi, dove ovviamente Cram sta per Siracusa e Roma per Ciampino, le altre parti sono le stesse di prima, quindi ne hanno già preso contezza, se le si può leggere per conto suo, sì, poi inizia. Le farò una domanda. Devo leggere a voce alta? No, le legga per conto suo. Ah. Così, perché già la domanda le fu fatta, però voglio farla senza condizionamenti. Vorrei in particolar modo che le focalizzasse poi l'ultima, perché adesso gliela rileggo, quella del 19.42. Se la focalizzasse bene, perché... 19.42? Sì, se la rileggesse bene, perché adesso è quella su cui le farò la domanda. Vabbè. Grazie. Prego. Questa telefonata delle 19.42, la rileggo ancora, Ciampino-Siracusa-Roma, Ciampino sì, e Siracusa dice, sulla G8 in discesa ce ne ho due, ti può servire qualcosa? Ciampino un attimo, poi no, io non ho niente sulla G8, io personalmente. Siracusa, ho capito, perché poco fa mi chiedevate notizie se trovavamo qualcosa su Palermo, ciao, ti saluto. Questa breve telefonata e successiva, lei ha visto uno scambio di altre telefonate in cui Roma, ormai l'evento tragico è già avvenuto, nella ricerca diciamo affannosa del 19, chiede notizie a Siracusa sull'individuazione di tracce di aerei, viene detto dell'Air in Malta, Roma dice che non interessa, e poi c'è infine questa telefonata. Volevo dirle, innanzitutto, lei sa cos'era la G8? Intanto si chiama Grinotto. Sì, chiedo scusa. Prego. Leggo. Allora, è un'aerovia che sta molto su, in alto. Sì, grosso modo si ricorda l'ITERS,
Dovrebbe essere sopra le Calabrie, molto in alto, sulle Calabrie. Allora guardi. E noi per discesa intendiamo, non in discesa nel senso in discesa dell'aereo, in discesa nel senso che viene da un altro paese che si avvicina sulla, entra sulla Crinotto. Che entra? Non ha capito. No, dica meglio, non ho capito. Allora noi diciamo in discesa con nel nostro gergo in discesa, non perché l'aereo è in discesa, va da nord verso sud. Esatto. Siccome è un'aerovia che va in orizzontale quella, noi dicevamo in discesa per il semplice motivo che viene da un paese, dalle parti della Grecia, della Turchia e entra nel territorio italiano. Mi ha capito? Sì, ho compreso. Cercavo un istante. Dove ho messo il foglio? Comunque la Crinotto si trova sopra il CDC. C'è Caraffa di Catanzaro. Sì, un istante, Presidente. Cercavo l'aerovia, dove era lì? No. No, l'aerovia. La carta per caso l'avevate ripresa voi? Sì, è stata ridata. È ridata la carta, quella lì, come la cartina. Sempre, quando c'è la carta, si ricorda di no. Ecco, trovato. Cortesemente, ufficiale giudiziario. Allora, sempre col consenso della Corte. Volevo che le vedesse questa carta acquisita presso l'ITAV nel gennaio del 92, che nella parte evidenziata in rosa evidenzia il tracciato della G8, è quella a cui lei si riferisce. Sì. Sì, va bene queste? Sì. Questa è la Crinotto. Sì, che mi pare come tracciato, però... Arriva su Caraffa di Catanzaro e poi risale su. Viene, diciamo, dal nord, grosso modo. No, viene dalle parti di est, dalla Grecia... No, dall'altra parte. Dall'altra parte dove, scusi? Mi sembra di capire, leggendo la carta... A un certo punto c'è una deviazione, no? Sì, questa e poi come se fosse grosso modo ad angolo. Sì, vabbè, viene così e poi risale e su. E se non sbaglio, quella specie di gomito è all'altezza grosso modo di Lamezia Terme Non glielo so dire, perché noi come punto di riferimento davamo sempre Caraffa di Catanzaro. Che grosso modo dovrebbe essere per i ricordi geografici relativamente vicino alla Lamezia Terme. La geografia della Calabria. Quello che vorrei capire è... Per capire bene, i due bracci della G8 che vedono, le due estremità. Sì. Allora, quindi, da dove vengono? Una lei dice dalla Grecia. Dovrebbe venire dalla Grecia o dalla Turchia. Quella sulla destra della cartina. Questa qua, guarda. Esatto, sì. Questa. E l'altra questa punto. Questa poi si incontra qua, al punto, sì, e poi risale. Risale verso l'Italia, quindi sì, verso... già siamo in Italia, penso che già siamo in Italia qua. Quindi, secondo la sua affermazione, se ho capito bene, ripeto, due aerei in discesa vuol dire che in discesa per me, dalla Grecia. In discesa per me vuol dire di qua, che da questo lato, in discesa. Non in discesa in questo senso, in discesa. Presidente, possiamo fargli dare delle indicazioni geografiche, sennò poi quando qui si rilegge non si capisce niente. Cioè, se per cortesia può specificare con i punti cardinali di provenienza. Cioè, quando lei dice scende, viene da... Ho detto poco fa, io... Facendo riferimento alle indicazioni che figurano in quella cartina, se lei può specificare in discesa... cosa significa? Cioè, ci sono dei punti, la direzione in discesa, ecco, lei come la può individuare sulla base dei riferimenti di quella cartina? C'è qua, scritto un qualcosa lì? Sì, guardi che qua la Crinotto, c'è Crinotto Alfa, sì. È tutta la Crinotto, poi la Crinotto viene suddivisa in vari punti, quindi questa è proveniente in discesa, come dice lei, dalla Crinotto Alfa, e salivano per su. Quindi vuol dire da un paese estero, mentre c'era un'altra, se avesse detto in salita, c'era questa espressione, se avesse detto le vie in salita voleva dire la cosa che veniva da un paese dall'Italia. In salita da dove? Il significato in salita nel vostro gergo? In discesa da qua, perché vengono da qua, per noi è in discesa così, da un altro lato a un altro lato. D'accordo. In salita per noi vuol dire che da sotto Malta salivano. In salita, su per il nord. In discesa invece da un paese estero. Da qua, nel caso, in discesa.
nel caso del Green 8, quindi dalla Grecia si dovrebbe supporre, e quindi dalla Ionio, questo è comunque un commento mio. Però volevo a questo punto fare una contestazione, quantomeno una richiesta di chiarimento, perché questa domanda le fu già fatta nel corso della sua ultima deposizione, non so se ne ha ricordo visivo, lei fu sentito il 17 giugno del 1997 a Siracusa, sì. Credo fosse già in pensione nel giugno del 97, presso gli uffici della sezione dei PG. A metà è una deposizione breve, a metà della deposizione si regge: a domanda rispondo, la Green 8, termine che compare sulla telefonata delle 19.42 Zulu, aerovia sulla quale si troverebbero due velivoli controllati soltanto da Siracusa e non da Ciampino, non sono in grado di fornire spiegazioni in merito al controllo di Roma, anche se mi sembra strano che quell'ente non controllasse dei velivoli in discesa. Questa affermazione, così come fatta alla PG, mi sembrerebbe un po' contrastante con quanto te l'hai detto, perché se sono velivoli che vengono... Presidente, io non capisco il contrasto. Cioè, se mi permettete di spiegarlo, Presidente, chiedo scusa. Se mi permettete di spiegarlo, poi devo fare l'osservazione. Ho completato il discorso. Sì, però voglio dire, lei ci ha letto, in questo senso la mia posizione, Presidente, lei ha letto la risposta a una domanda diversa. E cioè si chiedeva al teste, in quell'esame testimoniale, come mai, se si potesse spiegare, o comunque lui rispondeva su questo tema, se e come potesse spiegare il fatto che Ciampino non stesse controllando. Oggi invece gli abbiamo chiesto... Se il velivolo scendeva da Ciampino era strano, se il velivolo viene dalla parte opposta, allora, non appare più chiedergli... strano. Cioè, io in questo senso mi sono intromesso. Siccome non era ancora stata fatta oggi la domanda su Ciampino, cosa controlla, dove, come, perché, quando, e poi dopo semmai si può arrivare alla contraddizione. È solo un problema procedurale per quanto mi riguarda. Va bene, allora facciamo... Faccio la domanda relativamente alla spiegazione che il test può dare circa all'omessa... Quindi lei ha detto, ecco, ormai nella deposizione di oggi mi sembra pacifico che lo affermi, che viene... che con l'espressione discesa vuol dire aereo che viene sulla Green 8 da uno stato estero, da est, chiedo scusa, insomma, comunque da fuori dall'Italia. Ma ha detto da fuori dall'Italia, ha detto il test. Fuori dell'Italia. Il test, Presidente, ha detto da est, adesso fuori dall'Italia, sì, può voler dire da nord, da sud, da est, da ovest, sud-ovest, sud-est, nord-est, nord-ovest. Lui invece ha dato un'indicazione precisa, io così l'ho intesa, ha detto che viene da est, dal lato della Grecia, che è diverso. Sì, l'aerovia viene da est. Sì, sì, va bene, d'accordo. Ha visto che in questa, seppur breve telefonata, c'è però questo scambio di battute, si dice, dice sì. Ciampino, io piglio un attimo di pausa per controllare, suppongo il monitor, comunque io ho altra documentazione, dice, io non li vedo, che... giustificazione lei dà sulla base di quanto testé affermato? Allora, guardi, se Ciampino non li vede, non è colpa mia. Prima di tutto, ogni qualvolta un aereo entra nel territorio italiano e si deve mettere in contatto con Ciampino.